Ben ritrovati, benvenuti all'appuntamento con il nostro giornale, apertura dedicata all'ospedale Umberto I, un ospedale i cui carichi di lavoro sono enormi e c'è il problema del personale. Le carenze più evidenti sono quelle degli infermieri e anche degli assistenti sociosanitari, ma soprattutto quello degli infermieri. Questa mattina si è tenuta un'assemblea all'interno dell'ospedale, ci sono stati momenti di tensione, ci sono stati dei duri confronti, c'erano anche il direttore sanitario, il direttore amministrativo, c'è il problema dello straordinario, insomma una situazione davvero esplosiva che vi raccontiamo in questo servizio. È una polveriera all'ospedale Umberto I e l'assemblea degli infermieri che si è tenuta questa mattina ne è stata la rappresentazione più evidente. Il personale è carente, le ore di lavoro straordinario consentite sono state già tutte consumate, non ci sono assunzioni in vista ed incombono le ferie estive. Tutto questo mentre il lavoro è notevolmente aumentato e i cittadini chiedono di essere curati al meglio. Abbiamo bisogno di personale che attualmente nel nostro plesso non ci sono. Questo ospedale vive un super lavoro tutti i giorni con carichi di lavoro eccessivi, per cui tra le due cose non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Bisogna vedere la situazione che c'è attualmente e rivedere un poco il tutto. Una giornata tipo di un infermiere, no? Con la legge 161 che impone dei riposi. Cioè, voi che difficoltà incontrate? E dall'altra parte, l'ammalato, che disagi vive? L'ammalato è un conto avere 5 ammalati, un conto averne 15, 20. È come andare a mangiare in un ristorante e fare in fretta per liberare il tavolo. Io dico che purtroppo gli ammalati sono ammalati, vivono la loro sofferenza e noi oltre a dargli conto a chi ci sta vicino dobbiamo dare conto anche a Dio un domani di quello che si fa, che si dovrebbe fare. Quante volte che la notte e la mattina non ci si presenti nel numero adeguato per l'assistenza e quindi qualcuno della notte deve anche a malincuore rimanere. Perché vi ripeto, noi eroghiamo assistenza, eroghiamo salute. Beh, non c'è il rischio che magari per la stanchezza possa essere commesso un errore? Certamente sì. Chiudiamo questo ospedale? Ma noi stiamo chiedendo una soluzione. E abbiamo già detto, non adesso, che l'unica soluzione percorribile era quella dell'assunzione, che ad oggi non se ne viene a capo, nel senso che nulla si è mosso, a parte i 5-6 medici annunciati poco fa di assunzione, ma mancano infermieri, operatori sociosanitari, mancano un po' tutte le figure, per cui non c'è una risposta stamattina. Allora, questa cosa qualcuno si deve far carico di trovare una soluzione a risolvere, non dico al 100%, ma almeno nel frattempo che gli avvisi vengano espletati, perché il tempo che ci vuole, non è che se faccio l'avviso domani mattina abbiamo il personale, di trovare una soluzione in base a questa situazione. Lei in assemblea ha detto una cosa anche abbastanza provocatoria: andiamo a trovare gli infermieri imboscati, ci sono infermieri imboscati, che fanno? Allora, ci stanno diversi infermieri e operatori sociosanitari che non rispecchiano il loro profilo professionale per quale è stato assunto. Allora, questa non è la caccia agli infermieri, non è la caccia a quel personale che faccia altre attività, però bisogna sapere che questi infermieri che non svolgono la loro mansione creano due danni. Uno, non ci consentono di svuotare la pianta organica perché rimangono in pianta organica degli infermieri, quindi non si evince poi la carenza reale del fabbisogno infermieristico e poter richiedere personale, sia infermieri che operatori sanitari. Due, non svolgendo mansioni infermieristiche, comunque continuano a percepire indennità che non sono più di loro, non gli spetterebbero più. Quello che per certo che io non rinuncerò nemmeno a un'unità da sottrarre all'assistenza del territorio, perché non mi sento di diventare un responsabile corresponsabile con questa amministrazione di non garantire l'assistenza, dell'incapacità di garantire l'assistenza al territorio. E la direzione sanitaria, tra noi e Spagna, avete 50 infermieri a casa, avete 50 infermieri a casa, per il nuovo profilo infermieri. Ma si dà per dire, sono da coppia di fonte nuova, non li faccio più, vicino ai malati.
Che ci mandiamo un po' straordinario, no? Bravo! Senza offesa, non avevamo bisogno di un'ima fatica con dignità e un'ima diritto nostro. Noi la proposta l'abbiamo fatto qualche tempo fa, più di un anno fa, e che era quella dello sblocco del turnover. Purtroppo siamo arrivati all'ultimo per decidere di non decidere, questa è la constatazione. Noi sappiamo che la legge 161 era del 2014 ed è andata in vigore da noi il 2015, abbiamo avuto tutto il tempo, non l'abbiamo fatto e mi sembra che si stia focalizzando solo ed esclusivamente sullo straordinario degli infermieri, cose che a noi non ci interessa, a noi ci interessa garantire i servizi ed in modo particolare nell'area nord di Salerno dove c'è una situazione abbastanza esplosiva. Gli infermieri con uno spirito di sacrificio ci hanno garantito tutti i servizi, adesso è arrivato il momento di mettere mano e risolvere in maniera definitiva quello che è il problema che ci portiamo appresso in tutta l'ASL. De Luca, il presidente della Regione Campania, aveva detto che era stato sbloccato il turnover. Guardi, le dico subito, per fare un avviso di mobilità, per dare seguito ai concorsi ci vuole un po' di tempo, noi dobbiamo agire immediatamente anche con incarichi temporanei, anche andando in deroga. Queste sono le cose che bisogna fare. Ci sono tanti giovani che sono costretti ad andare all'estero. Facciamo in modo che queste intelligenze rimangano sul nostro territorio. Ed ora parliamo di ambiente, dei reati ambientali, di come tutelare il territorio. Il tema trattato questa mattina nell'ambito di Eco Festival. A confronto giudici, magistratura e ambientalisti. Ma c'erano anche gli studenti per sensibilizzarli su queste problematiche. Vediamo. Reati ambientali, una tematica quanto mai attuale, se ne è parlato questa mattina nell'atrio del Palazzo di Città di Nocera Inferiore nell'ambito dell'iniziativa Eco Festival, ha visto la partecipazione del sostituto procuratore Angelo Frattini, quelli legati all'ambiente che sono finalmente stati codificati e soprattutto un grande monito a evitare di incorrere in simili reati che possono e potranno danneggiare per sempre l'ambiente che ci circonda e soprattutto peggiorare la qualità della vita dei cittadini stessi. La coscienza civica sta cambiando, ma cosa può fare la magistratura? È una domanda non semplice, impegnarsi sicuramente e molto ci aspettiamo dall'applicazione di questi nuovi delitti ambientali introdotti dalla legge del maggio 2015, no, la 68, perché chiaramente sono reati che prevedono dei termini di prescrizione molto più lunghi e soprattutto sono qualificati come delitti, non più come contravvenzioni. Io credo che il principale obbligo del cittadino sia di denunciare tempestivamente quando si trova di fronte a situazioni che intuitivo e ovvio possano arrecare danno all'ambiente e poi di riflesso alla nostra salute, perché per quanto riguarda le indagini sui reati ambientali la celerità è fondamentale, perché poi per cristallizzare la situazione, per bloccare soprattutto tempestivamente l'attività criminale, perché noi sappiamo benissimo che anche un'attività di bonifica successiva è difficile che consenta di ripristinare la situazione originaria. Quindi diciamo i cittadini, i comitati, coloro che si interessano della tutela del proprio territorio, è importante appunto che segnalino con rapidità alla procura o alle forze di polizia queste condotte criminali. Poi chiaramente spetta alla PG e alla magistratura trovare adeguate risposte e sfruttare gli strumenti normativi che chiaramente sono a nostra disposizione. Diceva Frattini, denunciare subito perché il tempo è prezioso. Il tempo è prezioso soprattutto in un'azione di prevenzione, perché se noi innalziamo l'humus, se innalziamo l'attenzione generale, sarà più difficile attentare all'ambiente. Se noi siamo tutti attenti al rispetto del codice della strada, pretenderemo che i pochi o i tanti che non lo rispettano lo facciano, perché sappiamo che mettono a repentaglio anche la nostra incolumità. Per l'ambiente questo vale ancora di più, perché noi viviamo di ambiente, noi respiriamo, mangiamo, beviamo, ci muoviamo nell'ambiente, e ogni attentato, ogni modificazione negativa dell'ambiente si riverbera sulla nostra qualità della vita in generale, ma anche soprattutto sulla nostra salute, e noi dovremmo tenere ben presente questo. La denuncia è fondamentale, ma non basta. Bisogna fare in modo che non si arrivi al momento della denuncia, che sempre più persone siano custodi
attenti dell'ambiente. Del Campania Eco Festival è stato stamattina i reati ambientali, quindi la questione finalmente di aver inserito i reati ambientali nel codice penale, un grande passo in avanti, una vittoria per chi si batte da tantissimi anni per tutelare il proprio territorio e l'ambiente. Perché questo? Perché l'ambiente non ha confini, non ha confini amministrativi, è una grandissima risorsa, in particolar modo per i nostri territori. Ci sono, diciamo, siamo riusciti ad ottenere l'installazione di una centralina, di un'ulteriore centralina da parte dell'ARPAC, verrà fatto in settimana un sopralluogo per vedere dove installarla, e invece, diciamo, la parte relativa all'inquinamento non dipende solo dal comune, quindi anche con gli altri enti siamo in fase avanzata su un tavolo per portare ad una definizione. Nel frattempo però noi stiamo facendo da parte nostra controlli mirati su tutte le aziende che comunque porteranno a dei risultati sicuramente. Chiamare tutti dalla stessa parte significa nel concreto poter organizzare maggiori incontri con le scuole e cercare di sensibilizzare la coscienza dei giovani portandoli ad intervenire nel concreto. E questo tipo di eventi, di interventi, sono le istituzioni come la nostra, così come le amministrazioni pubbliche, a dover essere responsabili a far sì che ci si possano comunque organizzare degli esempi come il Campania Eco Festival, che riesce in un periodo di circa 30-40 giorni, attraverso gli eventi che organizza i Green Day con le scuole, ad avvicinare i giovani a queste materie, a questa sensibilizzazione e a questa attenzione delle problematiche ambientali. Parliamo ora di questa nuova inchiesta che fa scuotere il calcio, legato al calcio scommesse. C'è la camorra di Secondigliano ad aver, secondo le indagini, ad aver alterato i risultati di alcune partite della stagione 2013-2014 con l'aiuto di alcuni calciatori anche famosi. Vediamo. Ci risiamo, non appena un campionato di Serie B volge al termine, ecco iniziarne un altro, quello che si disputa però tra gli uffici delle forze dell'ordine e dei magistrati, legato a gare truccate nel torneo cadetto. A finire nei guai da stamattina giocatori ed esponenti legati alla camorra. 10 le persone arrestate dai carabinieri di Napoli, 7 in carcere, 3 ai domiciliari, tutte appartenenti al clan camorristico dei Vanella Grassi di Secondigliano. L'inchiesta è della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, coordinata dal procuratore aggiunto Filippo Beatrice, uno dei magistrati di Calciopoli, e nella quale viene evidenziata l'attività del clan per alterare il risultato di alcune partite di Serie B sulle quali venivano scommesse ingenti somme di denaro. Ecco una delle telefonate intercettate che non lascerebbe scampo a dubbi. Con Tim è un po' diversa, no? Sì. Senti. Le tre polpette si riferiscono, secondo gli inquirenti, a una partita che doveva concludersi col risultato di 3-0. I carabinieri hanno posto la loro attenzione su partite della stagione 2013-2014. In questa parte dell'indagine è indagato il difensore del Genoa ed ex Avellino Armando Izzo, appena convocato in nazionale da Conte per lo stage pre-europei.
nei confronti di Izzo e anche dell'ex capitano dell'Avellino attualmente alla Cireale, Millesi, non sono state adottate misure cautelari. Le due partite a cui si fa riferimento sono Modena-Avellino terminata 1-0 e Avellino-Regina finita 3-0 del 2014. La rete di camorristi lavorava per alterare le partite e quella legata al baby boss Umberto Accurso, poi arrestato. Arresto che avrebbe bloccato l'organizzazione di altre gare che dovevano essere truccate. Izzo è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Oltre a lui, come si diceva, Millesi, indagato anche l'ex calciatore Luca Pini. Dalle indagini emerge che Izzo, nato e cresciuto a Scampia, sarebbe stato avvicinato dal clan Vanella Grassi, clan del quale uno dei suoi zii è fondatore. Sulle partite oggetto dell'inchiesta, la camorra avrebbe scommesso cifre vicine ai 500.000 euro. Notte di terrore e paura per una famiglia di Sarno alle prese con banditi armati di ascia. I ladri si erano introdotti in un'abitazione di via Nunziante. Mentre rovistavano tra i cassetti sono stati scoperti dai proprietari dell'appartamento che rientravano da una comunione. A quel punto i banditi, almeno 4 persone, hanno minacciato la famiglia ed hanno completato il colpo. Nella fuga hanno anche ferito un bambino. Sull'episodio indagano i carabinieri, già sulle tracce della banda criminale nel tentativo di assicurare i 4 alla giustizia. Torniamo a parlare di lavoro, con il prossimo servizio vi raccontiamo quanto è accaduto questa mattina a Salerno davanti alla sede della provincia da parte dei lavoratori dell'ex ASER e della Rechi Multiservizi. Vediamo. Canfora, così non va. I lavoratori hanno il diritto di sapere, l'amministrazione il dovere di dare risposte certe. Lo striscione affisso dai lavoratori della Rechi Multiservice davanti alla sede dell'amministrazione provinciale di Salerno sintetizza in poche frasi le richieste avanzate dal presidio di protesta attuato questa mattina con la CGIL davanti a Palazzo Sant'Agostino. Passeggiando da una parte all'altra del marciapiedi con visibili conseguenze sul traffico della città nel cuore del capoluogo, i lavoratori insieme agli ex dipendenti ASER e i rappresentanti sindacali hanno invitato l'amministrazione provinciale guidata dal presidente Giuseppe Canfora ad assumere impegni puntuali e far rispettare le sentenze dei giudici. Il possibile prepensionamento per alcuni dipendenti e il taglio ai salari e ai buoni pasto ha fatto scattare la mobilitazione anche della FIOM CGIL che dopo l'esito negativo di 2 incontri in prefettura ha deciso di indire 2 giorni di sciopero in attesa di un altro incontro con la prefettura per tentare di trovare un'intesa con la società guidata dall'ex consigliere regionale del Partito Democratico Donato Pica. Noi dobbiamo intervenire perché il pubblico non può continuare a rimandare degli impegni che ha già con questi lavoratori. Non si tratta soltanto del futuro dei lavoratori, come dire, in maniera generica. Bisogna intervenire seriamente, assicurargli una continuità lavorativa, perché questo significa anche assicurare la continuità dell'impegno della stessa provincia. Non si può rimandare dicendo che non sono chiari i compiti della provincia. I compiti della provincia sono adesso alcuni già ben definiti. Su questo si può ragionare, la Rechi è una di queste, e la provincia non può sottrarsi nemmeno agli impegni rispetto ad altri lavoratori che comunque sono espressione di attività collegate a quelle che svolge la provincia come l'ASER. Questo è il punto reale. Chiedono invece rispetto della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Salerno i 35 lavoratori dell'ASER, la piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, che dopo una battaglia giudiziaria durata circa 3 anni devono essere reintegrati secondo quanto deciso nel marzo scorso dal giudice Musella. Il nodo è che nonostante la sentenza non si procede per garantire la continuità lavorativa nemmeno a questi lavoratori. Quindi il pubblico viene meno e se viene meno per primo il pubblico cominciamo ad avere delle forti preoccupazioni sulla continuità delle vertenze in provincia di Salerno. Abbiamo già una serie di questioni aperte per esempio nella sanità accreditata dove non ci sono pagamenti di stipendi, pensiamo alla annosa vicenda dei forestali. Ecco, il pubblico sta cominciando a sottrarsi da un controllo anche di legalità di queste azioni. Questo ci preoccupa seriamente.
Cambiamo argomento, parliamo della 18ª edizione del concorso internazionale dei Madonnari che è in svolgimento a Nocera Superiore in occasione della festa di San Pasquale. Tanti i segni, quindi l'arte che manifesta la fede. Questa sera c'è il gran finale, vediamo. Sono giunti da tutto il mondo, hanno colorato via Vincenzo Russo dei loro disegni dedicati quest'anno al tema della misericordia. Madonnari da ogni dove, dall'America del Nord, del Sud, dall'Europa, dai paesi asiatici, tutti hanno Nocera Superiore per il concorso dei Madonnari ormai diventato di ampio respiro internazionale. E in giro dalle 20 di questa sera ha percorso le vie della città per giungere nuovamente nei pressi poi della chiesa dove farà la 18ª edizione è entrata da qualche giorno nel vivo. Ieri sera con le telecamere di Telenuova che hanno regalato in diretta immagini straordinarie anche a chi non è riuscito a recarsi sul posto, la tradizionale processione della Madonna di Costantinopoli e di San Pasquale Bailon per le strade cittadine e il passaggio sempre suggestivo effettuato sul tappeto dei quadri, cui ha fatto seguito la messa di mezzanotte. Stasera il gran finale con la premiazione delle opere vincitrici del concorso dei Madonnari. Possono dare due voti, uno per i professionisti e l'altro per la sezione giovani. E poi insomma pensate voi ad inserire i dati. Inseriamo i dati. Proprio uno dei tanti artisti che hanno preso parte a questa manifestazione sono arrivati da ogni parte d'Italia, sono arrivati da ogni parte del mondo e ci sono anche campani e chi arriva proprio dalla nostra provincia, dalla provincia di Salerno. E lei da dove arriva? Io arrivo da Cavalieri dei Tirreni. Ecco, questa mi diceva, al di là delle telecamere, è una passione più che una professione. Sì, è una passione ed ho avuto la fortuna di poter lavorare con quello che è la mia passione, ovvero la pittura e l'arte. Tema di quest'anno, la misericordia, come l'ha voluta rappresentare in questa sua opera d'arte realizzata in gessetto, ovviamente come tutte le altre? Ho voluto rappresentare un'invocazione alla misericordia, paragonandola al dramma della guerra che purtroppo siamo abituati a vedere tramite i giornali e tramite i media. E ho voluto fare il paragone tra i segni lasciati dalla brutalità umana sul corpo di Cristo con la brutalità che assistiamo nel vedere i bambini piangere che non sono fortunati come noi. La musica con i Bottari è avvitabile e infine i fuochi d'artificio. Avanti col giornale, la prematura scomparsa dell'imprenditore Gaetano Boffardi ha lasciato un vuoto enorme, anche la comunità di Cicalesi, il popoloso quartiere di Nocera Inferiore, ha voluto ricordarne l'impegno nel campo dell'assistenza e della solidarietà, è stato premiato il figlio Carmine con una targa ricordo, vediamo. Mi ha fatto piacere un sacco di trovare tanti amici che non vedevo un po' da un po'. Però oltre a ringraziare tutto il quartiere di Cicalese, Ha lasciato un vuoto così grande che tutti coloro l'hanno conosciuto stanno cercando ora di riempirlo facendo sentire agli altri, che non hanno avuto questa fortuna, chi fosse Gaetano Boffardi. Il patron della residenza per anziani Oasi San Francesco ha lasciato un segno profondo e tangibile. La bontà di Gaetano Boffardi è nella voce di chi vuole rendergli omaggio. Rendere omaggio a una persona che ha vissuto la sua vita per gli altri, che a soli 53 anni ha lasciato una pesante eredità al figlio Carmine. Anche il rione Cicalesi di Nocera Inferiore ha voluto ricordare la figura di Gaetano Boffardi, sempre disponibile, pronto a gettarsi nei progetti di solidarietà in particolare. A lui i cittadini nocerini del posto hanno dedicato una targa consegnata al figlio. Un papà era una persona che riusciva a mantenere rapporti con tutti, anche negli altri, nei comuni limitrofi, o dove ha lavorato, cioè a Castellammare o a Cava dei Tirreni, dove è stato anche un politico per un determinato periodo. Però lui non ha mai dimenticato le proprie radici, quindi la strada, il posto, il quartiere da dove veniva, cioè il quartiere Cicalesi. Questo mi rende orgoglioso, nel senso che mi rende orgoglioso far parte di questo quartiere e avere degli amici e delle persone che ci vogliono bene così. E come tutti quelli che erano presenti al riconoscimento della targa.
Papà diceva sempre uniti si vince e questa mattina posso dire che uniti abbiamo vinto tutti. Particolare questa edizione perché ho ricordato un grande amico che da pochi mesi ci ha lasciato e che mi ha dato tanti insegnamenti per quanto riguarda l'aggregazione sociale, culturale e soprattutto il saper vivere. Le sue radici erano qui a Cigalesi e quindi è rimasto a Cigalesi, è nato a Cigalesi, ha voluto vivere la sua vita qui a Cigalesi. E questo rende orgoglioso me, perché sono fiero e orgoglioso di mio padre, che ci ha fatto crescere in un quartiere come questo. Ed ora parliamo della Notte dei Musei, un altro appuntamento si è vissuto con grande successo a Sarno, in particolare a Palazzo Capua, che è la sede del Museo Archeologico Nazionale Valle del Sarno. L'iniziativa che è stata intitolata Le Perle di Vetro è stata promossa dal Lions Club, dal Comune di Sarno, in collaborazione con il Museo Archeologico, e ha attirato tantissime persone che appunto hanno partecipato a questa iniziativa. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo qualche minuto di pubblicità, poi la pagina dedicata al calcio. Ci vediamo tra poco.